Ciao ragazzi, bentornati a questa ventesima micro lezione di trombone. Oggi parleremo delle sordine. Le sordine per questo strumento sono molte, svariate, ma vi farò conoscere quelle più interessanti, quelle più usate. Possiamo partire dalla prima sordina che è usatissima nel mondo della musica classica, che è la sordina chiamata comunemente pera. È questa proprio perché la sua forma ricorda il frutto che di solito mangiamo tutti. Questa è la sordina pera, a pera, diciamo. Il suono della sordina pera è questo. Molto bella, più usata nel jazz, diciamo, e nelle ballad, anche nei combo, è questa che si chiama Velvet Tone Mute. Sembra un vaso da notte, ma fortunatamente non lo è. Quindi il suono è molto sexy, molto vellutato. Ecco il nome Velvet, che è velluto, Velvet Tone, per avere un suono vellutato. È una sordina un po' pesante, specialmente quella per trombone basso, perché va in misura della campana. C'è anche per basso tuba, che è una cosa enorme, però sono meno usate su quegli strumenti. La Velvet Tone ha questo suono. Questa qui, tra l'altro, le sordine naturalmente hanno tutte un'emissione diversa. Cioè, se tu cambi sordina, ti rendi conto che l'emissione del fiato bisogna modificarlo, perché creano una resistenza tra l'emissione dell'aria della campana e la barriera della sordina, diciamo, chiamiamola barriera. In questo caso è un vaso con dentro dell'ovatta, invece in questo caso è la strozzatura del suono dentro ad un cono di metallo. Un'altra sordina molto usata nel jazz e molto usata negli ensemble per big band, per i cantanti melodici jazz come Frank Sinatra, come Michael Bublé, come Tony Bennett, è la cup mute, che è questa. Sempre questo cono di cartone, diciamo, che è più leggero, in questo modello ci sono tanti modelli. Io uso questa marca che voi conoscete bene. Questa è la cup mute e il suono è questo. Ok, molto molto combo, molto anche ensemble di quattro tromboni con la cup mute ha un bellissimo effetto. L'emissione è abbastanza naturale. Naturalmente nelle note basse le sordine non rendono molto, a meno che non sia la Velvet Tone. La Velvet Tone, quella fatta diciamo a vaso da notte per intenderci, ha un'emissione più pronta nelle note basse, queste un po' meno. E sulle note acute bisogna stare molto attenti perché l'emissione cambia di continuo tra sordina e sordina. Un altro attrezzo è questa che viene chiamata più comunemente la wah-wah, ma non è la wah-wah questo. Diciamo che questo viene chiamato in Italia lo Sturalavandini, perché in mancanza di questa coppa si può usare uno Sturalavandini. Qual è l'effetto? È molto semplice. Ok,
molto bluesy, viene usato spesso nel blues e nel Dixieland, ma nel Dixieland questa sordina non viene usata da sola, ma viene usata con un'altra sordina, è come un tubo, questa viene sempre inserita nel trombone e dà un suono molto aspro. Però per arricchirla e per creare effetti la si abbina a questa, diciamo allo Sturalavandini. Un'altra sordina che vi posso presentare è questa, è la wawa, che è questa. La wawa è una sordina poco usata, viene usata spesso nei piccoli combo. Vi faccio sentire come suona, perché faccio così per rendere umida la campana e per far sì che i sugheri che sono sulla sordina facciano presa con il metallo, se no la sordina da granché pesante potrebbe cadere. Il suono è questo. La sordina wawa viene usata non solo per fare i growl, come vengono chiamati, ma anche i vibrati, diciamo i tremoli. Ok? E se ci fate caso, più si allunga il beccuccio e più possiamo cambiare il timbro. Ok? Però con la wawa possiamo ottenere un'altra sordina. Togliendo il beccuccio, la wawa diventa a tutti gli effetti una harmon. E il suono dell'harmon per il trombone è questo. Ok? Come sentite, le note basse sempre un po' problematica l'emissione, però quindi ricapitoliamo, abbiamo visto molte sordine, la wawa dual oppure la harmon, così è la wawa, la stretch mute più comunemente chiamata sordina pera, ma viene usata una terminologia che viene usata in Italia naturalmente, quindi è stretch mute. Quella pixie stretch, che è più piccola, più sottile, con un suono un po' stridulo, difficilmente viene usata da sola e viene usata con la plunger, che è questa. Quindi la pixie stretch e la plunger, oppure al posto di questo potete usare benissimo uno Sturalavandini. Abbiamo la coupe mute, che è più, diciamo,
la sordina da big band per eccellenza, perché è la più usata forse, secondo il mio punto di vista, è discutibile, per amor di Dio. E abbiamo la Velvet Tone, che è la più sexy secondo me, che è questa qui, Velvet Tone. Naturalmente ognuno poi si creerà e si comprerà le marche che meglio crede. Ve ne voglio fare vedere un'altra. Questa è la salvezza per chi studia il trombone in condominio, per chi ha bisogno di studiare in albergo, per chi viaggia molto, perché A, non è elettronica, quindi non hai bisogno di batterie, non hai bisogno di ricaricare, ed è una sordina da studio, si chiama Shh Quiet Mute, che vuol dire silenzio. Ve la faccio sentire. Stessa frase con la Quiet Mute, la Quiet Mute. Ok, questa qui qualsiasi trombonista, tutti i trombonisti dovrebbero averla, perché se abitano in condominio salvano la faccia e salvano anche l'incazzatura del vicino. Ciao, spero di essere stato esaustivo, vi aspetto alla 21ª lezione, che a breve la metterò online. Ciao ragazzi, a presto e studiate, studiate, studiate.